Signori, siamo reduci dalla gnoccolata che ha prodotto morti, feriti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, evirazioni, perché tu sei stato evirato, ho saputo. Io? Sapevo, no? Gente cattiva che mette cose... Mi sta mettendo, non è così, non è così. Quindi, non è Riccardo non è stato evirato, tu? Io no. Aggiunto. Nicola, tu? No. Ah, tu proprio niente. Scusi, signore, lei so che è lucano. Luca? Se stai dicendo che cosa? Ma guarda qua. Ma che state pazziana? Scusi, ma lei non era stato evirato? Ma quello è mio cugino. Ah, scusi. Scusi. Quindi, grande gnocco, abbiamo dato la ricetta prima. La ricetta l'abbiamo data. Hai dato la ricetta? Mamma sì, mia. Sì, hai dato la ricetta? Sì. No, per i nostri affezionati, vuoi dirci le ricette titaniche stasera? Le proporzioni. Prendete 40 kg di farina. Sì. 40? 40. Mi sembra. Bollite 15 litri d'acqua, impastate il tutto, magari aiutate gli amici che vengono a trovare. Dopodiché ci aggiungete nel basilico grillato un po' di sale e farina doppio zero fino a quando l'impasto non diventa bello, morbido. E poi la pentola come si prepara? Quanti litri d'acqua e quanto sale nella pentola? 150 litri d'acqua perché li facciamo bollire belli larghi. Un chilo di sale va benissimo. Quanti amici? Tanti. Buon appetito! Anche a voi. E che consigli alle massaie che vogliono fare questo piatto semplice, povero, con poche materie prime? Fatelo! E come lo vogliamo fare questa grande gnocca? Come vogliamo? Come vi pare? Bravo, è sintetico, non c'è niente da fare. Invece Nicola, stasera tu hai presentato una cosa. Scusi signore, può cantare dopo? Io non lo so. Ma io sono il presentatore, un poco di rispetto. Che maniere sono? Ma che maniere sono queste? Ma io non lo so. Ma chi l'ha chiamata a chi? Ma io non lo so. Scusi, chiamare suo cugino? Me li scusi, non so. No, se chiama suo cugino è la stessa razza, forse si intende. Non so cosa stia dicendo quest'uomo. Lui è attore, Nicola Cunz, attore! Attore, mossa in compagnia! No, chi l'ha capito che è presente? Chi è presente? No, è... no, io no, io no. Io no. Che cafone, è un cafone. Non lo so, deve essere amico del proprietario. Ma no, ma lui ha capito che presento. Tu presenti? No, no, lui non presenta niente. Ma chi? Lui non presenta niente. Ma chi l'è presente qua, ma non è qua? Ah, dice che sei presente, ma non presenti. Sei presente, ma non presenti. Aspetta, te lo scrivo. Aspetta, scusate, ma, no, ma una domanda, ma... cioè, sì. Tu chi sei? Questa è una bella domanda. Cioè, io chi so? Meglio che non ve lo chiedo. No. Grazie. Siete gentili. Siete dispensati. Grazie. Voglio parlare un attimo con Nicola, l'unico serio qua in mezzo, Buriacone. Quando fumavano nei cinema, nei e arrivava questa cosa, ma questo signore come si chiama? Questo signore non lo so, però ogni tanto oltre a emettere fumo, emette anche peti. Ah sì? Sì. E anche aerofago. Diceva qualcosa, scusa. No. Anche lei? Così, sì. Comunque stavamo dicendo, signor Pedetaro, che... Perché sei venuto qua? No, io veramente ho presentato il silenzio per poi venire qua. Ah, ecco, lì ti volevo, Sei venuto qua per gli gnocchi. Perché, allora, no, la verità è questa, è che mi è stato detto, se facciamo la presentazione, poi dopo facciamo la gnoccolata. E io ho detto... Facciamo prima la gnoccolata subito e poi facciamo il silenzio di Lorenzo. No, facciamo il silenzio la ciò. E invece però hanno suggerito, siccome la gnoccolata è abbondante ed è buona, ci hanno consulato, difatti abbiamo ancora... Ma mi sono consulata. E allora dico, vabbè, allora avete ragione, voi facciamo...
È amiche assunta. Ah. Voi siete amici? Voi due? Ma io questo signore non lo conosco. Voi siete amici? Ma chi l'ha invitato? Chi l'ha fatto? Ma è amico tuo? Amico tuo cugino? No. E comunque io ho presentato il Silenzio di Lorenzo, questo film breve che... Ancora andate voi, noi dobbiamo parlare degli gnocchi, fate il silenzio! Io l'ho presentato, poi mi avevo già gnoccolato, perché mi ha fatto... Io tra l'altro poi mi sono messo anche vicino, senza un mattarello, però mi sono messo... Ti sei espresso, ciao. Ciao, a mai più rivederci. Come ciao. Signor Sessa? Non era tuo fratello, non te lo cognome tu, uguale. No, quello è il signor Sessa senza sesso. Io mi hanno ritto un sacco di... Sessa senza sesso. Ma mi avete fatto mangiare gnoccolato stasera o no? Era gnoccolato. Ma... Ti sei consolato, fin qua ci siamo arrivati. Mi sono consolato e poi... Hai prodotto gli gnocchi? Li ha prodotti lui. Eh no, tu hai fatto qualcosa. Io però io ho cercato di mattarellare, capito? Mattarellavo un poco. Ho capito. E mi sono anche, diciamo... Consolato là. E poi mi sono consolato perché l'ha cucinato lui, E lui è stato nominato onorario. Consolatore. Senti, vuoi passare il microfono? Perché io non voglio manca toccare a quello lì. Dici chi sei, che fa, che vuoi. Io, la verità, faccio io. Scusate. Io, signore, affianco un schifo proprio, quindi non vorrei proprio... Schifo, ribrezzo. Anzi, facciamo una cosa. Schifo, ribrezzo. Cambiamo proprio. Spostiamoci. Vai. Ops. Allora, scusa, ma voi chi vi ha invitato? No, io volessi sapere chi sta a zanzare vicino a me. Ma chi è? Io voglio sapere, a voi, chi vi ha invitato? Sì, ma chi è? Ma lasciate stare! Ha detto, un signore là. No, uscito. Quello è uno ma che è passato. Ah, quello vicino a voi. Ma quello è un grande attore, quello è Nicola Kunz, ha fatto... Nicola Kunz ha lavorato con Michele Placido, Vincenzo Salemi. Mario Monicelli. Monicelli. Mario, gli amici miei. Le rosse del deserto. Tenete presente una cosa, bellugione che ha gravato. Grazie. Capitato, oggi se ne parlano però. Secondo caso, l'homme panza. E qua homme panza ce ne sono. Forse pure tre. Tre, quello sicuro. Tre. La panzella. Tre. Anche se c'è Toni assente e giustificato. Lui è virato. Sì, ma voi a qua, chi vi ha invitato? Volevo sapere. Mi ha invitato un certo signor Nicola Agunzo. Ah, ti ha invitato Nicola? L'hai invitato tu? Ma non è chi? Ma lui non ha connesso che Nicola Agunzo. Ma questo non è... Lui è Nicola Agunzo. È un bell'attore, ho visto in una presentazione un video con una pille lunga, una bella macchina, una cosa che bella. È un bel ragazzo Nicola Agunzo. Ma questo chi è? Ma allora tu chi sei, scusa? Ma chi sei? Allora non sei Nicola Guzzi, ce l'ha pigliato in giro, si è mangiato lo gnocco a tradimento. Ma chi l'ha invitato a cacchista? Chi lo dici? Scusa, tu lo conosci Nicola Guzzi? È lui? È lui? Certo. Lui sì, sono io. Come no? Meno male. Sembra lui. Ma lo conosci fisicamente? Come no? E quindi è lui. È fatto riccio, sai com'è fatto? Sono io, tipo lui. Ma non c'è... Ma lui ha detto che tu sei tu, ma mo chi lo dice che lui è lui? Ma tu chi sei? Io. E quindi bisogna vedere. Ma quindi non è vero che io sono chi si, cioè se è lui. Datemi sta cosa, quindi la prossima volta fatevi i cazzi vostri. Ah, come diceva nonno, e non sbagliava mai. E capo, c'è andanno! Cala, non mi manzi, sembra lui per sole. Se lui non è credibile, scusi signore, lei ha un documento che può comprovare la sua identità? No, mo non ce li ho appresi, ma sono Nicola. Ah, chiamati i carabinieri. Nicola Cun. Io lo conosco Nicola Cun. Quello è alto, bello, con i capelli lunghi. Me lo giuro, come dice l'amico, in macchina buona. Ma non è vero, non ha mai tenuto la macchina buona Nicola. Quello ha lavorato con Placido. Ha lavorato con Monicello. Un grande attore con uno come a me. Con me sta solo gente e merda. Solo gente e merda. Sapete che vi dico? No. Sapete che vi dico? L'intervista fatevela da sé.
Tu... No, io sono io, no. Ma vedete, venite qua. Sono io Nicola Cu, ma veramente. Scarsa sportività. È scarsamente sportivo. Si è allontanato in malo modo. No, beh.